Ciao, Paranormal Investigator Varese, mi ritrovo a Fiorano Canavese. Qui c'è alle mie spalle un cimitero antico, dove qui i morti non li mettono più, ma ci sono, fino al secolo scorso mettevano i morti qua, in questo piccolo cimitero antico. Andiamo a fare l'esplorazione. Fiorano Canavese, Torino. Qui nel Signore riposa il sacerdote Cavalier Pietro Carretti. Morì in Fiorano 1858. 1929, sacerdoti, che siamo i sacerdoti. Sono le fotografie. Entriamo. Eccolo qua. Cominciamo da destra. Qui ci sono delle tombe. Vedete qua? Ormai scolorita questa tomba. Francisco Giuseppe, 1926, deceduto, quindi 1926. Allora, veniamo qui, per non calpestare le lapidi, sono le croci di ferro, vedete quanti ce ne sono. È un posto tranquillissimo. 1923, questo è anche Giannino Giuseppe, 1910-1923, morì a soli 13 anni. Sono gli angioletti. Francisco Domenica, nata a Fiorano il 17 ottobre 1848, deceduto il 31 marzo 1922. Ne sono tanti. Francisco Antonio, di anni 65, morto il 30 gennaio 1905. La moglie e il figlio poi. C'erano i vecchi del paese. Lì c'è la chiesa, guardate che bel panorama che si vede da qui, e tutto intorno ci sono i vecchi morti. Qui c'è un angioletto, senz'altro era un bambino. C'è il signore, questa è una tomba. Questa era una foto sbiadita, ma sembra un sacerdote, anche qua. C'è il nome che risulta sempre Francisco Domenico. Altro Francisco Giovanni, un nome noto qua, in questa zona. Pistone Marta, qui c'è un prete,
Qui c'è Gaudina Francesco. Anche Pistono è un nome noto qui, Domenico Pistono. Vedete qui un altro angioletto, Francisco Battista, o Francisco o Pistono, no, qui cambia, Leonilda Pauna, eccola qua, una bambina, guardate, vediamo se riusciamo, 12enne, lasciava la vita che le sorrideva e dei suoi cari nel più vivo dolore. È scritto in romano e poi 1800, sembrerebbe 1800 qualcosa, però non sono proprio sicuro, no, 1900 quasi 26, vedete qua, guardate qua. Questa Deut Angilla, Ancilla, Deut Ancilla, morta nel 20 maggio 1917, Ancilla, bellissimo nome Ancilla, mi fa ricordare la disgrazia del diga del Vajont, c'era una, si dice, la centralinista che si chiamava Ancilla. Guardate questa, e qui è un po' sbiadito, non si riesce a... 1918 Lantrao, no, non si riesce a leggere il nome. Anche qui sono tutte sbiadite le tombe, guardate, qui addirittura diverse, anche qua sbiadite, non si vede neanche la foto. Qui c'è un signore, no, è una signora, dunque Brocco Maria, deceduta il 21 maggio 1919, di anni 69, questa è Maria. E qui c'è addirittura Gaudina Giuseppe, Gaudina Lucia, Gaudina Caterina e Gaudina Caterina, Gaudina Geppino e Garella Bernardo. Vedete, guarda come sono qua, vedete? Camminando proprio dentro in questo cimitero. Questa è un'altra tomba. Gaudina Antonio, onesto cittadino, rigido osservatore del dovere, la gioventù crescente si ispira a tanta virtù. La moglie, il figlio e la nuora. Quindi è morto nel 1928, 24-1 gennaio 1870, nato e morto nel 1928. Qui c'è una signora, qui ci sono altri morti, Francisco Battista, di anni 58.
morto il 15 maggio 1917. Gli hanno messo la foto del soldato. E qui c'è una povera bambina, guarda. Guarda. Sbiadita la scritta. Non si può neanche leggere il nome. E qua una signora. Guarda qua. Qui un'altra tomba di un bambino. Sono morti anche qua, tomba del bambino. Qua Pistono Arianna di anni 2, vedi? Cioè una volta si moriva da proprio appena nati, porca miseria, non c'era le cure che c'erano oggi. Sta gente se c'era, nasceva adesso, potevano scampare magari fino ad 80 anni e forse anche di più, vedi? Tutti i bambini questi qua. Ecco, mi dispiacere quando vedi i bambini, perché almeno l'adulto si è goduta la vita, ma i bambini no. I bambini. E qui c'è Gesù, c'è Pantellina. Ok, allora ne approfitto. Abbiamo visitato questo cimitero di Fiorano Canavese, provincia di Torino, un antico cimitero qui vicino alle montagne, una zona tranquilla, non vengono più sepolti, ma dal secolo scorso qui ci mettevano proprio i morti del paese. Bene, un saluto a voi, alla prossima avventura e ci rivediamo al prossimo video. Grazie per la vostra visione e ciao a tutti.